Buonasera colleghi, allora iniziamo con l'appello, prego dottoressa. Sì. '20 e '23. Cumia Salvatore presente, Zuccala Calogero presente, Ferrigno Fabrizio presente, Lo Monaco Giuseppe presente, La Pusata Michele assente, Didio Giovanni presente, Cumia Liborio assente, Vetriolo Giuseppe presente, Spataro presente, Ferrigno Giuseppe assente, Puzzo Salvatore 55 presente, Ferrigno Angelo assente, Puzzo Salvatore 58 presente, Bevilacqua presente, Faraccio Alessandro presente, Patti Giovanni presente, Siciliano Angelo presente, Nicolosi Salvatore assente, Salvaggio Alessandro presente, Paternò presente. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 presenti. 15 presenti, la seduta è valida. Prego collega Ferrigno. Facciamo la nomina a scrutatori, proponiamo scrutatori, il consigliere Faraci, il consigliere Ferrigno Fabrizio e il consigliere Salvaggio. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alzi, approvato all'unanimità. Prego consigliere Ferrigno Fabrizio. Proposta di modifica dello statuto comunale. Allora, sottoscritti consiglieri comunali, avvalendosi del diritto di iniziativa dei consiglieri sugli argomenti di competenza del consiglio, ritenuto opportuno rinnovare lo statuto comunale alla luce delle modifiche legislative sopraggiunte per effetto della legge 5 aprile 2011 numero 6, modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali, sia anche per la necessità di meglio articolarle e definirle. Ritenuto di voler procedere alla modifica dell'articolo 25 dello Statuto Comunale, al fine di introdurre nello stesso la facoltà da parte del Consiglio Comunale di istituire o no le commissioni consiliari permanenti, nonché la possibilità di sopprimerle qualora istituite, chiedono a lei, signor Presidente, di voler inviare l'allegata proposta agli uffici di competenza, al fine di corredarla dei rispettivi pareri previsti dalla legge e necessari per poter essere sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale. Proposta di deliberazione Consiglio Comunale. Oggetto modifica dello Statuto Comunale. Il Consiglio Comunale, ritenuto opportuno rinnovare lo Statuto Comunale alla luce delle modifiche legislative sopraggiunte, per effetto della legge 5 aprile 2011 numero 6, modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza di organi comunali e provinciali, sia anche per la necessità di meglio articolarlo e definirlo. Ritenuto di voler procedere alla modifica dell'articolo 25 dello Statuto Comunale, al fine di introdurre nello stesso la facoltà da parte del Consiglio Comunale di istituire o no le commissioni consiliari permanenti, nonché la possibilità di sopprimerle qualora istituite, visto il punto 1 dell'articolo 101 dello Statuto Comunale. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo la modalità di cui al punto 5 dell'articolo 1 della legge regionale numero 30/2000. Visto il punto 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2000, gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie. Delibera di approvare le seguenti modifiche allo Statuto Comunale. Modifica articolo 25. Sostituire il punto 1 dell'articolo 25 con il seguente. 1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di costituire nel proprio seno commissioni permanenti e qualora occorra speciale. B. Inserire il seguente punto 9 all'articolo 25. 9. Il Consiglio Comunale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti sciogliere le commissioni consigliari permanenti qualora costituite. Modifica articolo 25 bis. Sostituire l'articolo 25 bis con il seguente. Revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato, né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La mozione di revoca deve essere votata per appello nominale e per essere approvata deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione della carica di presidente. Nel termine di 15 giorni dell'approvazione deve essere convocato il Consiglio Comunale perché provvede all'adozione dei conseguenziali provvedimenti secondo le modalità previste dall'articolo 28. Lo stesso procedimento si applica per la revoca del vicepresidente del Consiglio Comunale. Modifica articolo 30. Sostituire l'articolo 30 con il seguente. Validità, atti, sistema di votazione. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole, che è raddoppiato da un numero superiore di un'unità totale dei votanti. 2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 3. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Di norma per le votazioni si procede a scrutinio palese. La votazione a scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Il Presidente del Consiglio accerta e proclama l'esito delle votazioni nelle adunanze consigliari. Egli è assistito da 3 scrutatori, scelto dal Consiglio fra i 4 componenti. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula il Consiglio approva o il Consiglio non approva. 6. Le proposte di deliberazione non approvate per assenza del quorum funzionale che siano di divenendo legge o che abbiano riportato un uguale numero di voti favorevole o contrario possono essere riproposte in una seduta successiva. 7. Per le nomine e le designazioni ove è prevista la rappresentanza della minoranza in un'unica votazione si procede per schede segrete con voto limitato ad uno. Risulteranno designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si ha per eletto il più anziano di età. 8. Nel caso in cui la votazione a scrutinio segreto riguarda la nomina ad incarico o la elezione di membri effettivi o supplenti, si procede, salvo che per legge o regolamento non sia disposto altrimenti, ad un'unica votazione per tutti i soggetti da eleggere o nominare. 9. Sono fatti salvi altri sistemi di votazione stabiliti dalla legge. È consentito altresì, salvo che per votazioni segrete nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per votazione elettronica. Modifico l'articolo 33. Sostituire l'articolo 33 con il seguente. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori. Modifica articolo 35. A. Al punto 1 dell'articolo 35, dopo le parole la durata della giunta è fissata in, sostituire le parole 4 anni con 5 anni. B. Il punto 4 dell'articolo 35 è sostituito con il seguente. 4. La giunta comunale è composta in modo tale da garantire entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta comunale comunque non può essere composta da consiglieri comunali in misura superiore alla metà dei proponenti, dei propri componenti. C. Al punto 6 dell'articolo 35, dopo le parole del sindaco, sono aggiunte le seguenti parole: di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali. Modifica articolo 43. A. Al punto 1 dell'articolo 43 sostituire le parole 6 mesi con anno. B. Inserire il seguente punto 3 dell'articolo 43. 3. Il sindaco partecipa alla seduta del Consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo. Modifica articolo 44. A.
Sostituire l'oggetto dell'articolo 44 che recita consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco con il seguente: mozione di sfiducia al sindaco. Al punto 1 dell'articolo 44 le parole del 65% con da 2/3. C. Dopo il punto 1 dell'articolo 44 è aggiunto il seguente. 1 bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo. Di impegnare l'amministrazione comunale a pubblicizzare le modifiche dello statuto comunale. Grazie. Grazie a lei, collega Ferrini, prego come la parte. Buonasera a tutti. Allora, io devo presentare una proposta di regolamento. Visto le problematiche dell'antico Ulivo e considerato che questo Consiglio nell'aprile del 2014 aveva votato un ordine del giorno approvato favorevolmente da quest'Aula, disatteso, perché questa proposta è arrivata l'8 aprile del 2014, ad oggi in quest'Aula non è arrivato ancora il regolamento del presidio osservatorio della Teoria. Come mai questa ancora non è pronta su questo regolamento? Il primo firmatario era il consigliere Fabrizio Ferrini. Ora, considerato, come mai non seguiamo l'iter e le proposte del Consiglio Comunale? No, la mia è diversa. Come mai facciamo le proposte? Spendiamo denaro pubblico per fare il Consiglio Comunale e poi in aula non arriva la proposta del regolamento. Sono d'accordo con lei. Non è d'accordo con me. Doveva seguire l'iter, doveva portare il Consiglio Comunale. E allora, visto che questo non è stato fatto, io lo raggiunto. Non so di chi è la colpa, ma invito anzi il sindaco per l'articolo, se in questa fase che non c'è l'osservatorio, perché noi abbiamo dichiarato in quella seduta che l'osservatorio è illegittimo e quindi non si può convocare l'osservatorio. Però i problemi che ci sono li dobbiamo seguire, noi possiamo lasciare se c'è un problema dell'articolo, quindi in questa fase di invitare tutti i consiglieri comunali. Perché io vado in giro, vado per le strade, mi sento dire, come mai tu non partecipi? Ma a voi non mi interessa niente dell'antico Ulivo. Io ci ho detto, guarda, io mi faccio sentire come va. So che l'osservatorio in questa fase è illegittimo, non esiste. È stato decaduto dall'Aula, perché non c'è un regolamento legittimo. Ora io mi chiedo, come da aprile ad oggi questo regolamento non è arrivato? Proprio per la trasparenza amministrativa che abbiamo in questo ente e la legalità. Ah, un anno, non lo so. Comunque, lo propongo di nuovo. I sottoscritti del consigliere comunale, premesso che un ordine del giorno è stato approvato il tutto dell'ordine del giorno, primo commentario per il signor Fabrizio, venivano rilevate questioni legate alla legittimità della deliberazione giunta comunale numero 64 del 29 aprile 2011. In ordine alla costituzione e nomina dei componenti dell'osservatorio permanente per promuovere la tutela e la valorizzazione dell'acqua e lo sviluppo economico delle aree agricole dell'antico Ulivo, che in particolare nelle premesse del suddetto ordine del giorno veniva evidenziata l'illegittimità del regolamento dell'osservatorio dell'antico Ulivo approvato dalla giunta comunale con delibera 64 del 29 aprile 2011, in quanto di competenza del consiglio comunale. E l'ordine del giorno trattato nella seduta del 14 aprile 2014 è stato favorevolmente approvato dal consiglio comunale. Considerato che nonostante l'approvazione del superiore ordine del giorno, ad oggi nulla è stato fatto in merito, con l'inevitabile conseguenza che non sono venute meno le lagnanze contenute in detto ordine del giorno, in considerazione del fatto che l'osservatorio continua ad operare in situazione di illegittimità che pertanto deve essere eliminata mediante approvazione di un apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale, avuto riguardo alle persistenze problematiche che afferiscono l'antico Ulivo. Per quanto sopra premesso e considerato il sottoscritto comunale propongono all'onorevole Consiglio Comunale di approvare il regolamento dell'osservatorio permanente per promuovere la tutela della valorizzazione dell'acqua e lo sviluppo economico delle aree agricole, servita all'antico Ulivo, che si allega alla presente e che coincide con quello illegittimamente approvato con deliberazione giunta comunale numero 64 del 29 aprile 2011. Quindi noi proponiamo lo stesso regolamento che c'è esistente qua, che la vecchia giunta aveva trovato. Chi lo vuole firmare, quindi aperto a tutte le cose, tanto che lo condividete. Aspetta, posso essere? No, c'è stato.
Vabbè, dobbiamo farla in consiglio, per favore. Ma farla. Prego, signor Sito. Sì, solo due parole per dire che questa amministrazione si è sempre interessata del problema di Golivo, tant'è che ha sempre convocato continuamente l'osservatorio sulla base di quelle che sono le regole attualmente vigenti. Non ha fatto raggiunta il regolamento dell'osservatorio, ma si è ritrovato questo tipo di regolamento. Quindi se la potestà regolamentare appartiene al Consiglio Comunale, è inadempiente il Consiglio Comunale nell'approvare il regolamento. Noi in ogni caso abbiamo sempre convocato l'osservatorio, o comunque il tavolo tecnico con le persone e tutti gli attori interessati, dai funzionari regionali al consorzio di bonifica. Fino all'altro ieri abbiamo avuto una riunione anche con i consiglieri comunali che sono stati individuati da questa presidente del consiglio, quindi non c'è alcuna inadempienza da parte nostra. Grazie. Noi abbiamo convocato dei tavoli tecnici con le persone interessate. Se questo è illegittimo, scusate, non c'è nulla di illegittimo. Scusate. Sì, io che se il Consiglio Comunale approva l'ordine del giorno. È sovrano il Consiglio, approvate il regolamento, è vostra competenza, la potestà regolamentare delle. Collega Patti, lei ha fatto bene ad attivarsi per approvare un regolamento. Collega, non stiamo dando esecuzione, noi stiamo difendendo gli interessi e i diritti della comunità, convocando gli attori interessati che vanno dalla regione alla deputazione, ai funzionari regionali, al consorzio di bonifica, ai consiglieri comunali, per cui diamo tutela massima agli interessi dei cittadini. Grazie. Ci sarà tempo e modo per discutere sul problema. L'argomento non è iscritto all'ordine del giorno. Allora, colleghi, se non ci sono altri interventi, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti. Deliberazione Consiglio Comunale 54 del 2014, mozione riguardante disservizi e raccolta rifiuti. Deliberazione Consiglio Comunale numero 55 del 2014, nomina scrutatori. Deliberazione Consiglio Comunale numero 56 del 2014, mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi e per gli affetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 35 del 97, rinvio della seduta al 27/9/2014 ore 20. Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 35 del 97, mancata approvazione. Deliberazione Consiglio Comunale numero 57 del 2014. Deliberazione Consiglio Comunale numero 65 del 2014, nomina scrutatori. Deliberazione Consiglio Comunale numero 66 del 2014, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti, sospensione di un'ora e rinvio al giorno successivo per mancanza del numero legale. Deliberazione Consiglio Comunale numero 67 del 2014, lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti, aggiornamento lavori alle ore 20 del 25/11/2014. Deliberazione Consiglio Comunale numero 68 del 2014, lettura verbale e approvazione delle sedute precedenti. Deliberazione Consiglio Comunale 69 del 2014, comunicazioni del Presidente. Deliberazione Consiglio Comunale numero 70 del 2014, prelievo e approvazione del punto numero 6 evento ad oggetto, nomina revisore dei conti unico per il triennio 2014-2017. Deliberazione Consiglio Comunale numero 71 del 2014, prelievo ed approvazione del punto 7 avendo ad oggetto autorizzazione al sindaco a rinegoziare i mutui con scadenza piano di ammortamento vigente successivo al 31/12/2018. Deliberazione Consiglio Comunale numero 72 del 2014, rinvio dei lavori consiliari al 26/11/2014 alle ore 20. Deliberazione Consiglio Comunale numero 75 del 2014, nomina scrutatori. Deliberazione Consiglio Comunale numero 76 del 2014, riconoscimento estremi necessità d'urgenza della seduta. Deliberazione Consiglio Comunale numero 77 del 2014, ordine del giorno impegnare l'amministrazione e gli uffici di competenza ad effettuare una relazione della situazione economica e finanziaria del Comune. Sospensione di un'ora e rinvio al giorno successivo per mancanza del numero legale. Deliberazione Consiglio Comunale numero 78 del 2014, ordine del giorno impegnare l'amministrazione e gli uffici di competenza ad effettuare una relazione della situazione economica e finanziaria del Comune. Deliberazione Consiglio Comunale numero 79 del 2014, ordine del giorno relativo alle problematiche del campo sportivo. Prego, collega Ferrigno. Grazie. Io intervengo per comunicare il voto
voto contrario alla deliberazione numero 57 del 27 settembre, perché pur essendo assente non ho potuto fare altro che ascoltare la radio e vedo che quella deliberazione manca di una serie di affermazioni in quell'occasione fatte. Ora capisco che gli uffici devono per forza di cose cercare di fare il sunto, però a mio modo di vedere quella delibera andrebbe rivista e quindi io ritengo di non votarla, la numero 57 del 27. Grazie. Allora colleghi, mettiamo a questo punto ai voti la mozione numero 57 prima. Quindi stiamo votando la deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 2014, mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi per gli effetti di quell'articolo 10 della legge regionale 35 del 97, mancata approvazione. Chi è favorevole al restituto, chi è contrario si alzi. Esce Cumia. Quindi tutti favorevoli? Favorevoli presenti tranne contrario Ferrigno. Siciliano, Faraci e Zuccalà. Mettiamo ai voti il resto, chi è favorevole al restituto, chi è contrario si alzi, approvato all'unanimità. Sì, tutti favorevoli all'unanimità. Sì. Vetriolo, Patti, Spataro, Puzzo 55, Bevilacqua, Lo Monaco, Paternò, Di Dio, Puzzo 58. Sì. Questo si presenta una votazione e poi l'altro all'unanimità. Per la 57 è questa, per l'altro all'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente. Partiamo con la prima comunicazione. Al signor Sindaco, Avvocato Salvatore Lupo, e per conoscenza al signor Presidente del Consiglio Comunale. Confermando è una nota di dimissioni da parte del Comandante Vincenzo Pace, confermando la mia stima e amicizia verso la sua persona, indirizzata al Sindaco, il ruolo che ella riveste, considerando la particolare congiuntura politica con spirito di servizio, ho diretto il locale comando della Polizia Municipale, al fine di portare alto il prestigio del ruolo che il Corpo riveste nell'ambito della nostra comunità. Poiché a giorni dopo una lunga assenza rientrerà l'ufficiale di cui la signoria vostra aveva affidato la direzione del comando, ritengo opportuno che sia lo stesso a continuare nell'incarico. Nel ringraziarla per la fiducia avuta nei miei confronti, le rassegno le mie dimissioni dalla carica di comandante dei Vigili Urbani di Barrafranca. Sinceramente e fraternamente le auguro ogni bene e un proseguo luminoso del suo mandato. Resto sempre disponibile per qualsiasi collaborazione. Vincenzo Pace. Poi c'è una nota dell'onorevole Maria Gaetana Greco, proroga stabilizzazione precario. Si comunica alla signoria Loro l'approvazione della Commissione Bilancio della Camera dell'emendamento a firma dei deputati nazionali del PD eletti in Sicilia, capo di casa Piccione, Iacono, Moddio, Zappulla, Ribaudo, Culotta, Gullo, Greco, Burtone, Berretta, Cardinale, Laricella, Moscatta, Albanella, Boccadutri, Schirò, con il quale si ripropone la deroga ad alcune norme del decreto legge numero 101 del 2013, come convertito dalla legge numero 125 del 2013. L'emendamento inserito nella legge di stabilità 2015, rimuovendo i vincoli che il decreto legge numero 101 pone come condizione ineludibile per prorogare i contratti a tempo determinato negli enti locali, consente alla Regione e dei comuni siciliani di poter rinnovare i contratti a tempo determinato in scadenza il prossimo 31 dicembre 2014. Senza l'approvazione dell'emendamento non sarebbe stato possibile prorogare i contratti in scadenza, con le ripercussioni negative che si sarebbero avute sull'occupazione e sull'erogazione di servizi ai cittadini. Poi c'è una delibera da parte del sindaco e trasmissione e determinazione del sindaco, nomina del garante della persona disabile. Il sindaco determina di nominare quale garante della persona disabile la signora Calò Maria Concetta Ermelinda, nata a Mazzarino l'8590, residente a Barrafranca in Corso Garibaldi. Poi
Poi c'è una nota da parte di alcuni residenti nel comune di Barrafranca che allegano anche delle firme, considerato le perplessità scaturite in questi giorni circa l'accoglienza degli immigrati che saranno ospitati nel nostro comune, tenendo in considerazione la raccolta firme dei cittadini di Barrafranca, chiediamo qual è il programma di integrazione previsto dalle istituzioni, se le case private dei cittadini barresi siano idonee ad ospitare un numero di persone elevato per evitare di creare forme di ghettizzazione che possono ledere l'immagine della città, se sono previsti dei controlli periodici al fine di monitorare lo stato di bisogno di queste persone, nonché la sicurezza dei cittadini. Quali sono le garanzie che i cittadini avranno a tutela degli interessi collettivi? Barrafranca 12/1/2015, e ci sono numerose firme allegate a questa nota. Poi c'è una nota da parte del responsabile del servizio finanziario. Richiesta per disposizione bilancio previsione 2014 e schede elaborate sulle attività e passività complessive al fine della determinazione della situazione finanziaria complessiva dell'ente. In riferimento alla nota segnata a margine si comunica che la bozza di bilancio, seppur in squilibrio, è già in possesso delle signorie Loro per essere stata trasmessa con nota 320 del 2015, che non appare il caso di ipotizzare nuove entrate né aumento di aliquote di quelle esistenti in quanto servirebbero a finanziare i bilanci dell'anno di riferimento. Pertanto unitamente si invia relazione sulla situazione economica finanziaria dell'ente, elenco delle attività, elenco delle passività, economie derivanti dalle spese del personale dal 2015 al 2023, responsabile del servizio finanziario che invia al sindaco e per conoscenza al Consiglio Comunale. Poi c'è una comunicazione da parte dell'onorevole Angela Foti, e ci scrive: una strage silenziosa si sta consumando, si tratta di numerosissimi procedimenti che vedono pignorate le prime case dei siciliani che in questo momento di crisi vedono sempre più spesso vedersi sottrarre il bene essenziale per la famiglia, nucleo fondante della società costituzionalmente riconosciuto. Il Parlamento siciliano il 22 ottobre 2014 ha approvato un disegno di legge che oggi è assegnato alla Commissione Bilancio della Camera, ma che senza le dovute pressioni rimarrà lettera morta. Vi esorto ad accendere il dialogo e riportare la dovuta attenzione a un argomento scottante e dagli effetti devastanti, approvando l'atto in allegato e spedire lo stesso al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato affinché si possa divenire ad un risultato concreto che dia sollievo ai cittadini che oggi vivono nello sconforto. C'è un eventuale ordine del giorno allegato. Poi c'è una nota del presidente della Barrese Ferrigno Salvatore, con la quale il sottoscritto Ferrigno Salvatore comunica che ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di presidente della S Barrese. Ed infine l'ufficio del commissario straordinario del lato NE1, comune di Barrafranca, adempimenti previsti dall'ordinanza del presidente della regione. Un elencato con la presente, stante i tempi previsti dall'ordinanza del Presidente della Regione, sono ovviamente trasporsi e considerato in virtù dell'articolo 2,3 dell'ordinanza del Presidente della Regione numero 2 del 2015, lo scrivente deve assicurare con la massima urgenza ed in caso di inerzia adottare gli opportuni provvedimenti sostitutivi per l'adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio, in quanto previsto l'articolo 15 della legge regionale 9 del 2010, successive modificazioni e integrazioni, si chiede di conoscere l'attività posta in essere da questa amministrazione comunale in merito all'affidamento del servizio di raccordo, spazzamento e trasporto dei rifiuti. Se non ci sono interventi, colleghi, possiamo passare al quarto punto dell'ordine del giorno, che è quello delle interrogazioni. Ai sensi dello statuto e del regolamento comunale abbiamo un'ora per trattare le interrogazioni. Quindi sono le ore 20:51 fino alle 21:52, dalle 20:52 alle 21:52 del mio orologio. Partiamo con la prima interrogazione, che è a firma del consigliere Patti. Interrogazione sulla raccolta differenziata. Prego, collega Patti, ce l'ha oppure gliela fornisco io? Quindi vi ricordo Lei e i successivi firmatari prima espone l'interrogazione, poi il sindaco o l'assessore a ramo eventualmente risponde e poi lei ha un... Questa votazione è il 28 marzo. Sì, il 28 aprile. No, ma
Allora, premesso che con ordinanza numero 13 del 24 marzo 2014, recante disposizioni necessarie per assicurare il servizio di igiene urbana mediante la raccolta differenziata con sistema di raccolta, il sindaco ha disposto che a decorrere dal 31 marzo 2014 il conferimento dei rifiuti alla raccolta degli stessi provenienti da utenze domestiche o piccole attività commerciali, artigianali e uffici dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate. Era l'ordinanza che fatto il sindaco che diceva che non si potevano esporre la spazzatura dalle 5, cioè dalle 22 alle 5 si poteva esporre fuori. E poi, considerato che la predetta ordinanza è vietata abbandonare e gettare versare depositate sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio romano e nei pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e incenere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, che in caso di deposito dei rifiuti in violazione delle modalità descritte nell'ordinanza sindacale, di cui premesse, perché solo contestualmente all'ordine di esecuzione immediata di tale rifiuto, saranno puniti a norma del disposto articolo 7 bis del decreto legge, con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 25 ad euro 500, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000, prevista dal combinato disposto dell'articolo 192, la bancona riguarda le vite pericolose e sanzioni amministrative aumentate fino al doppio. Che tale ordinanza sindacale è stata trasmessa alla Polizia Municipale con la tassazione dei carabinieri all'ASPI e al Consiglio di Paratana. È fatto obbligo alla Polizia Municipale per conoscere quanto previsto nella sopra menzionata ordinanza. Rilevato che pur riconoscendo l'impegno del sindaco all'amministrazione comunale, che pur con il proficuo e massimo impegno degli operatori ecologici, ad oggi il servizio ha raggiunto un livello di eccellenza. A tal proposito è sotto gli occhi di tutti che da un lato nelle zone ove sono stati rimossi i cassonetti continuano ad essere vivi depositati in maniera indiscriminata e dall'altro che nelle aree ove sono allocati i cassonetti i rifiuti vengono ammassati fuori dagli stessi, che nei cassonetti esistenti non è indicata alcuna differenziazione tra loro differenziata, che i cassonetti sono posti agli ingressi principali del paese e ciò non rappresenta di certo una biglietta da visita, che le strade sono in base alle carte con prevalenza di volontà proprietaria, per quanto so, interrogano il sindaco per sapere quale azione o provvedimento l'amministrazione intende intraprendere ad adottare al fine di migliorare il servizio del raccolto di rifiuti. Allora, questa interrogazione nasce all'inizio di quando è partita la differenziata. Quindi io in quel periodo lamentavo che proprio nelle zone dove erano stati rimossi i cassonetti c'erano dei rifiuti, per esempio nella zona del campo sportivo o in altre zone dove i cassonetti si ammassavano in modo considerevole delle qualsiasi carcasse, biancherie, frigoriferi, eccetera, eccetera. In quella fase noi, ammettendo l'impegno dell'amministrazione a fare partire la differenziata, purtroppo i risultati non erano eccellenti e invitavamo gli organi di polizia a rimediare il problema della dove lasciavano i rifiuti, dove prima c'erano i cassonetti. E posso dire che in quella fase sono riusciti a non far buttare i rifiuti nei cassonetti. Questo lo devo. Ora la situazione è diversa, ora non funziona proprio, non si parla più di differenziato, non so cosa deve fare, differenziato, misto, semi-misto, anche perché io parlo anche dell'ordinanza che quindi dovrebbe essere un paese buttato, perché se butta le notizie a qualsiasi ora, viene esposto a qualsiasi ora perché passano anche fino all'una, quindi non lo so. Ci sono gli ingegneri. Grazie collega Patti. Sindaco oppure amministrazione, comunque chi risponde? Sì, grazie Presidente. Sì. La risposta in effetti l'aveva dato l'assessore Bonfirraro, io mi limito per adesso a leggere e poi al limite la integro. Allora, risposta all'interrogazione sopra specificata, prima firmatario il consigliere signor Giovanni Patti, si espone quanto segue. L'amministrazione comunale in data 17 dicembre 2013 ha chiesto e ottenuto dalla società NE1 di avviare la raccolta differenziata di due frazioni, umido e indifferenziato, attraverso il sistema porta a porta. Per effetto dell'ordinanza sindacale numero 13 del 24 marzo 2014, il nuovo servizio ha avuto concreto inizio il 31 marzo 2014. Secondo le ultime stime, il nostro comune allo stato attuale riesce a differenziare e portare alla stoccaggio una quantità di umido pari a circa 18-20 tonnellate settimanali. Ciò comporta un risparmio mensile per l'ente pari a circa 10.000 euro mensili. Tuttavia, in considerazione del fatto che trattasi di nuovo servizio, come per tutte le novità, si rendono necessari i seguenti interventi correttivi volti al suo miglioramento.
dotazione di un autocompattatore da 18 metri cubi, sostituzione di un mezzo satellite da metri cubi 2,2 con un mini compattatore da 7 metri cubi, sostituzione di un mezzo satellite da un metro cubo con un mezzo satellite da 2,2 metri cubi. Svuotamento dei cassonetti della raccolta indifferenziata ubicati nelle postazioni esterne da effettuarsi ogni giorno in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza sindacale numero 13 del 24 marzo 2014 al fine di evitare emergenze di carattere igienico ambientale. Occorre altresì sottolineare come gli operatori svolgono quotidianamente il proprio lavoro con dedizione malgrado il numero ridotto di mezzi, come attestato dal comandante della PM. Nella sua relazione, nelle ultime settimane sono stati intensificati gli appostamenti degli agenti nei siti in cui prima erano posizionati i cassonetti al fine di scoraggiare eventuali comportamenti incivili da parte dei cittadini. Ciononostante, non risulta a questo assessorato che siano state elevate multe per violazione della sola citata ordinanza sindacale. Preme sottolineare che ulteriore e non meno importante scopo del neo avviato servizio di raccolta differenziata è quello di abituare i cittadini e gli operatori al nuovo sistema di separazione e conferimento dei rifiuti, tenuto anche conto che il servizio andrà comunque esternalizzato. Questo alla data di maggio, 20 maggio 2014. E la situazione di raccolta porta a porta nei primi mesi di attivazione del servizio ha funzionato, non dico benissimo, ma bene, tant'è che Barafranca era il primo comune della provincia a riuscire a differenziare l'umido più degli altri comuni. Tra l'altro era un umido di qualità perché la cittadinanza rispondeva bene. Questo però quando il servizio porta a porta funzionava. Purtroppo Barafranca, ancora il nostro comune, non riesce a gestire, non ha la gestione diretta del servizio, quindi tutte le problematiche che ci sono non riesce a affrontarle direttamente perché non ha competenza esclusiva sugli operatori, per cui se su 20 operatori 10 effettuano il servizio e 10 no per motivi vari che vanno dalla malattia, dalle ferie e quant'altro, purtroppo il servizio non è efficiente. La situazione delle multe da parte della Polizia Municipale quindi viene determinata anche dalla inosservanza del servizio da parte degli operatori, per cui è sempre assurdo multare una persona che va a buttare l'immondizia negli unici cassonetti rimasti quando in realtà il servizio non è riuscito a raccogliere, a fare il porta a porta. Noi numerose volte abbiamo diffidato l'auto e ci siamo riuniti anche con gli operatori per cercare di far funzionare il servizio. Abbiamo visto quali sono le carenze, da notare che questo comune, proprio per non creare problemi di emergenza ambientale, si è caricato anche l'onere di noleggiare direttamente i mezzi che l'ATO purtroppo, che liquidazione, non riesce a fornire. Pensate che su 10 mezzi che devono provvedere alla raccolta dei rifiuti, 5 sono noleggiati direttamente dal comune, assumendomi personalmente la responsabilità anche di questa iniziativa. Noi settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con tutti i commissari dell'ATO, i due liquidatori e quello commissario straordinario, abbiamo fatto presente questa natura emergenziale, ci hanno assicurato l'impegno per quanto riguarda l'integrazione degli operai, ci hanno assicurato che il servizio da qui a breve, il porta a porta, dovrebbe funzionare in maniera più efficiente. Noi in ogni caso stiamo lavorando per ottenere la gestione diretta attraverso la creazione del CCR, che di qui a breve deve essere, sarà sicuramente creato presso l'ex Amandes, e poi manderemo a gara il bando, il nostro piano di intervento che è stato approvato da parte della Regione. Prego, collega Patti, lei può dire se è soddisfatto o meno della risposta del Sindaco. Soddisfatto, non posso essere soddisfatto perché il problema della differenziata è sotto gli occhi di tutti che non funziona, quindi come posso ritenere soddisfatto? Io l'unica soddisfazione che posso dire è in quello, sì, non faccio parlare a me perché lei si difende sempre, non faccio parlare. No, qui ha ragione, voleva parlare. No, non faccio parlare, poi lei se vuole ribattere, ribattere. No, non può ribattere, non può ribattere. C'è che ho un limite per parlare, signor Sindaco, scusi. Non sono soddisfatto perché... No, le stavo dando ragione perché neanch'io sono soddisfatto. In quella fase, quando io ho presentato questa interrogazione, intanto premesso che questa interrogazione l'ho presentata quando io ero consigliere di maggioranza, quindi io criticavo la mia stessa amministrazione per superare ogni dubbio. Io ero consigliere di maggioranza quando ho presentato questa interrogazione. Ma questo perché lo facevo? Perché li faccio ancora ora l'interrogazione? Per stimolare quello che non funziona. Infatti vedo che lo stimolo, questo stimolo ha prodotto il risultato, che dove c'erano allocati i cassonetti, cioè la persona non andava più a buttare l'immondizia. Questo è il risultato in quella fase che noi dovevamo ottenere, ma non di prendere la colpa alle persone.
noi non siamo per le multe delle persone, ma per sensibilizzare le persone, ci guardano, ma non si possono buttare i rifiuti. Questo era il senso di quella, di quella. Poi se il problema non funziona, non è un problema, cioè un problema che noi con l'altro non c'entriamo, perché lei va bene, quando la cosa è a favore nostro prendiamo i menti, quando è a favore nostro diamo la colpa all'altro. Non è il mio costume. No, è questo, diciamo. Anche ieri sera ho visto questo tipo di cose. Quindi il problema è che noi abbiamo un problema, lo dobbiamo risolvere. Alle persone che pagano, ci rimane il servizio. Non ci interessa alle persone se io, se ho quella in malattia, se il, non ci sono i mezzi, ci interessa il servizio. E noi dobbiamo garantire il servizio alla città. Questo è quello che bisogna fare. Se non ci riusciamo, non lo so qual è il problema. Cioè facciamo, andiamo alla regione, andiamo presente Crocetta, di Renzi, di Obama. Ricordate che diamo la possibilità di avere un paese pulito. Questo è il nome. Questo è il nostro obiettivo. Grazie, anche, collega. Signor Sindaco, mi scuso. Allora, collega, la prossima interrogazione è del collega Bevilacqua Salvatore. Ce l'ha? Prego. Sottoscritti consiglieri comunali, premesso che la seconda parte del tratto della strada di Viale Generale della Chiesa, che si collega con Viale Libertà, si trova in pessime condizioni, essendo priva delle necessità e basilari opere, come marciapiedi, intrampinati e manto bottuminoso. Difatti, dopo essere stata ricoperta da uno strato di misto cava e di un marciapiede non solo lato, la stessa non solo non è stata più completata, ma è rimasta abbandonata a se stessa. Tant'è che in esse sono presenti anche molte buche, in vera assai insidiose. E tale strada non possiede le condizioni minime per garantire una corretta e adeguata circolazione stradale. Che detta strada è quotidianamente interessata da intenso traffico veicolare, rappresentando un importante nodo statale per raggiungere Viale Generale Cannata e per raggiungere la scuola dominante. Considerato che il terzo millennio non è tollerabile che le strade del centro abitato con il tratto di questione versino in posizioni attualmente precarie e non idonee a garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza, che inoltre le pessime condizioni del detto tratto di strada sono potenzialmente idonee a cagionare danni agli utenti della strada con conseguenti oneri risarcitori a carico del nostro comune. Per quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il sindaco per sapere quali sono i motivi per cui il tratto di strada di cui in premessa non è stato ultimato e completato con la realizzazione dei marciapiedi e in entrambi i lati e con il conglomerato di bitumoso sul manto stradale. Quali sono le azioni e i provvedimenti che l'amministrazione comunale intende intraprendere e adottare al fine di realizzare le opere nel predetto tratto di strada, onde consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza ed evitare così che i danni possa essere chiamata a rispondere il comune di Barravanga. Quali iniziative la signoria loro vogliono intraprendere al fine di pulire le strade, le piazze cittadine, rendendo così un buon servizio alla collettività? Si chiede che la presente sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale e che alla stessa sia data risposta scritta e orale. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Collega Bevilacqua, per l'amministrazione risponde l'assessore Pistone. Prego, assessore Pistone. Presidente, io direi che la rispondesse. Risponda il sindaco, il vice sindaco, in quanto secondo me l'assessore Pistone ha un piccolo conflitto di interessi su questa vicenda. Collega, io non conosco il merito, se lei solleva l'assessore Pistone ritiene di essere in quanto tecnico da una parte che a me mi hanno, cioè io chiedevo soltanto se la strada veniva aggiustata o meno, voi mi avete mandato un battello di carte e mi avete detto che il tecnico della parte di parte dei titolari e dell'assessore Pistone, quindi in questo ramo si trova fra tecnico e qual è il conflitto di interesse? Posso fatto di sapere bene qual è la storia? Ma se per lei è una storia bella non la so. Allora, l'interesse pubblico è quello privato, c'è un bel conflitto di interesse. Allora scusate colleghi, scusate.
lei come sindaco della città dovrebbe tutelare. Signor sindaco, se ritiene, per me può, per me può rispondere all'assessore Pistone. Se lei interviene, che sia. Prego, con l'assessore Pistone. Grazie Presidente, vi chiedo scusa se. Sì, con questione. Vi chiedo scusa se rispondo seduto, ma mi viene male ad alzarmi per problemi di schiena. Io vorrei innanzitutto, consigliere Bevilacqua, prima di leggere la risposta che io gli ho dato, la sua interrogazione non era mirata al lavoro che io ho fatto, possibilmente non l'ha scritto ma l'aveva in mente. Però io, le sto dicendo un'altra cosa, consigliere Bevilacqua. In ogni caso io sono un libero professionista, quindi lavoro nel comune di Barrafranca e quindi di conseguenza non c'è nessuna norma che dice che un tecnico non può fare l'assessore perché ha lavorato. Dopodiché la mia risposta è oggettiva, se lei ritiene che ci sono degli interessi privati c'è la magistratura che le può dare anche ragione. In ogni caso, il viale generale della chiesa ricade secondo la zonizzazione vigente del programma di fabbricazione in parte in zona C1 ed in parte in zona C2 ed è interessato da diverse lottizzazioni e porzioni di proprietà privata. E precisamente la lottizzazione Curretta 1 interessa un primo tratto di circa 108 metri, un secondo tratto di circa 10 metri non risulta interessato da nessuna lottizzazione. Un terzo tratto di metri lineari 48 è interessato da un altro piano di lottizzazione non ancora realizzato. Lottizzazione in Cala Simonte interessa un quarto tratto per circa metri lineari 122. La lottizzazione Nuovo Conficino interessa un quinto tratto di circa metri lineari 60. Il tratto di strada interessato dalla lottizzazione Curretta 1 risulta urbanizzato con oneri a carico dell'ente comune a seguito di un intervento inserito nel progetto generale per la realizzazione di detta arteria viaria. Il secondo e il terzo tratto non risulta urbanizzato. Il quarto tratto, riguardante la lottizzazione in Cala Simonte, risulta parzialmente urbanizzato con opere relative alla rete fognante idrica, alla pubblica illuminazione, alla rete telecom, ai marciapiedi da un solo lato. Il quinto tratto, che interessa la lottizzazione Nuovo Pompicino, risulta urbanizzato. L'intera strada, denominata Viale Generale dalla Chiesa, è una strada prevista dal vigente programma di fabbricazione approvato con decreto assessoriale 261 dell'80 del 14/10/80. Le indicazioni di piano assoggettano i beni a vincoli preordinati all'esproprio e quindi è fatto carico all'ente la urbanizzazione della strada stessa, cosa diversa per le strade costituenti interne alla lottizzazione, che non sono state destinate in sede di redazione del piano e che quindi restano a carico dei lottizzanti. La strada in oggetto è stata prevista in sede di redazione del programma di fabbricazione per consentire, visto la suddivisione in piccole porzioni della proprietà privati e della lottizzazione di iniziativa privata che non si sarebbero potuto realizzare se non fosse stata prevista uno strato di piano a penetrazione delle zone C1 e C2, tanto da formare una struttura viaria funzionale. A tal fine, per agevolare una pianificazione urbanistica a mezzo di lottizzazione non con iniziativa privata, è sopraggiunta la delibera consiliare 99 del 31/3/90 che a modifica dell'articolo 9 delle norme di attuazione ha abbassato l'entità della superficie per cui si poteva provvedere a una lottizzazione da metri quadri 10.000 a metri quadri 5.000. Quindi, per quanto riguarda l'interrogazione posta dai signori consiglieri in merito allo stato del viale generale della Chiesa, lo stesso non risulta completato per il mancato intervento dell'ente comune con un finanziamento dedicato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Infatti, il primo tratto a confine con la lottizzazione Curretta 1 è stato urbanizzato con finanziamento pubblico non a carico dei lottizzanti. Dalla intercorsa corrispondente tra l'assessore pro tempore Liborio Bonferraro, il segretario generale dottoressa Valentina Lavecchia, il capo dell'unità di progetto ed il capo del quarto settore, non si comprende il riferimento alla sola lottizzazione in Cala Collotta, visto che la strada in questione è interessata da diverse lottizzazioni. In ogni caso è doveroso da parte di questa amministrazione di dare una risposta esauriente anche in merito a detta problematica. La lottizzazione in Cala Collotta è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale in data 3/8/2004 con deliberazione numero 96, a cui fece seguito la sottoscrizione di convenzione per lottizzazione tra i proponenti del Comune di Barrafranca in data 27/5/2005, assunta al numero 1379 di repertorio. In data 30/8/2005 fu presentata richiesta di autorizzazione ad eseguire le opere di urbanizzazione
a cui fece seguito l'autorizzazione 77 del 2005 del 2/9/2005, pratica edilizia 90 del 94. In data 22/10/2010 fu richiesto il rinnovo dell'autorizzazione richiesta per decorso dei termini previsti e fece seguito l'autorizzazione 86 del 2010, pratica 196 del 2010. In data 26/11/2010 ebbero inizio i lavori assentiti nella citata autorizzazione. In data 4/5/2011, a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, è stato redatto verbale di consegna e preso in carico delle opere ultimate. Per quanto sopra esposto, in data 23/4/2014, di protocollo interno all'indirizzo del signor Sindaco e dell'assessore pro tempore, fu investito di dare risposta in merito all'interrogazione il capo dell'unità di progetto, che ha relazionato in merito. In data 16/5/2014 ha relazionato in merito anche il capo del quarto settore competente in merito. In data 19/5/2014, con numero 1541 di protocollo, l'assessore pro tempore invitava il segretario generale a dare parere per la risoluzione della problematica venutasi a generare, visto che a suo parere le due relazioni risultavano discordanti. In data 21/5/2014 il segretario generale chiede la trasmissione dell'intero dossier per effettuare una verifica unitamente al capo del quarto settore e al capo dell'unità di progetto, riunione questa che non si è potuta avvenire per varie motivazioni. Lo scrivente, venuto a conoscenza della questione, ha attivato subito una serie di incontri con gli attori interessati, raccogliendo da ciascuno le motivazioni che hanno portato ognuno a redigere le relazioni precisate ed in sintesi è emerso. Il capo del quarto settore ha fatto un excursus delle vicende susseguitesi, traendo le conclusioni che i lottizzanti avevano realizzato opere in più rispetto a quelle sentite nella prima autorizzazione rilasciatagli e che quindi la seconda era migliorativa rispetto alla prima. Il capo dell'unità di progetto, non essendo in possesso del fascicolo inerente l'opera, si è limitato a relazionare su aspetti generali dei piani di lottizzazione, non entrando nel merito di quell'oggetto di discussione. Infatti lo stesso asserisce che le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dei lottizzanti. E non ultimo, che agli atti dell'ufficio si è riscontrato verbale di consegna delle suddette opere, che pertanto, non essendo ancora complete, devono essere ultimate dagli lottizzanti medesimi. In questo caso, lo stesso si riferiva agli atti presenti nella propria unità di progetto, quindi nessuno, e senza possibilità di visionare il piano nella sua completezza. In conclusione, risulta agli atti dell'ufficio del quarto settore il succitato verbale di consegna delle opere redatto in data 4/5/2011, in contraddittorio con i committenti. Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione primaria, gli stessi non erano previsti nel progetto originario, così come approvato dal Consiglio Comunale, ma ancor più non contemplati nella convenzione redatta a seguito dell'approvazione. Ciò si evince anche dal fatto che fa parte integrante della progettazione di piani di lottizzazione la redazione del computo metrico estimativo, che unitamente agli altri elaborati costituisce parte integrante del piano. E anche in questo elaborato non si evince il computo estimativo di opere di urbanizzazione primaria che interessano la porzione di strada oggetto della presente interrogazione. Nella seconda autorizzazione, a differenza dell'originaria, sono stati previsti lavori in più, quale la stesura del tuvenante per uno spessore di 1,30 cm, la realizzazione di marciapiede dall'alto dei lotti a protezione degli impianti. È bene precisare che si deve soffermare sul tema dei rapporti logico-giuridici tra piano di convenzione e lottizzazione. La convenzione costituisce di regola il punto di approdo nel quale si formalizzano a livello negoziale i reciproci obblighi dei lottizzanti e dell'amministrazione, dopo che quest'ultima ha favorevolmente accolto la proposta urbanistica dei privati. La convenzione è ovviamente un presupposto per la successiva attuazione dell'intervento edilizio. Dalla convenzione stipulata non si evince nessun obbligo a carico dei lottizzanti relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Grazie assessore Bistone, mi può allegare la risposta al fascicolo? La dovrebbe avere già, questa è la mia copia, presidente. No, non c'è. No, neanche, io la sto leggendo adesso, la sto sentendo adesso, non mi è arrivata neanche a me. Nemmeno a me. La sua copia? Sì. Prego, collega Bevilacqua. Allora io sono assolutamente insoddisfatto della sua risposta, caro assessore Bistone. In quanto anche a me queste note sono arrivate, soprattutto quella del mi aspettavo che leggeva anche la risposta che mi aveva dato anche l'assessore Bonfisato. Ma a prescindere di questo, siccome lei ha parlato di un verbale di consegna, e qui vengo perché lei è incompatibile, caro assessore, su questa mozione,
perché un verbale di consegna in data, vediamo dov'è, 4 maggio 2011, verbale di consegna e presa a carico delle opere ultimate, visto, iniziato, tutta una serie. Arriviamo al nocciolo della questione. Sono presenti il geometra Zuccalà Giuseppe, la signora Simondi Maria Alfonso e il dottor geometra Calogero Pistone, direttore dei lavori. Strada dei piani, le leggo la consegna dei lavori, giusto, la presa in carico. La strada prevista nella lottizzazione occupa una superficie di 1,40 m/945. La strada ha una larghezza di 1,08 m, di cui 6 per carreggiata e 1,01 m per parte di marciapiede. Noi lì ce ne abbiamo un marciapiede. Dato che lei ha menzionato il verbale di consegna, io te lo leggo, mi sembra giusto. La sede stradale è stata realizzata con sbancamenti, sbancamenti iniziali, stessa di 30 cm, tunnel Vanat di casa stabilizzato. Tuvenant. E lei è tecnico, io, per me io faccio l'infermiere, è una cosa... Francesismo. Al di sopra del quale era steso uno strato conglomerato bitumitoso, bituminoso a caldo, e questo non c'è. Sarebbe a catrame, tra l'altro. A catrame. Consigliere, assessore Pistone. Lei ha consegnato questi lavori con qualità di direttore tecnico. C'ha la banca. No. Oggi con qualcuno che scende la casa, sta a casa, sta a portare campagna. Se il consigliere per l'altra dice della falsità, io mi alzo e me la vado. È solo che sono un po'. Comune di Barrafranca. Ma lì c'è scritto verrà steso, non c'è scritto che è steso. Assessore Pistone. Verrà steso e non c'è scritto che è verrà steso. Dopodiché, assessore Pistone, le devo chiedere, per cortesia, devo chiedere. Allora, non è perché il regolamento del Consiglio Comunale che glielo vieta, che glielo vieta. Che no, che lui può... Presidente, mi perdoni, lui può dichiarare la testa soddisfatto o meno, non fare una replica sostanziale. No, vabbè, ha 5 minuti per descrivere se è soddisfatto o meno e i motivi per i quali non è soddisfatto. Scusate. Scusate, collega Bevilacqua, collega Bevilacqua. Collega Pistone, assessore Pistone, assessore Pistone. Assessore Pistone. Assessore Pistone. Caro, io non sono soddisfatto per i seguenti motivi. Io avevo chiesto soltanto l'amministrazione che andava a sistemare la strada. Poi voi avete messo voi, perché io non ero a conoscenza di lottizzazione, avete messo i sacchi, tutte queste cose, di conseguenza mi sono dovuto documentare. E vedo che la risposta è inesatta, è stato dichiarato quasi falso, perché qua doveva essere consegnati e doveva essere esteso uno strato bituminoso. Non è vero. A caldo. Non è vero. Si va a leggere la convenzione che il Consiglio Comunale ha approvato e vedrà che non c'è più una. Allora perché gliel'avete scritto qua? Lì c'è scritto verrà steso la convenzione. Da chi? Me lo dica lei. No, da chi me lo deve dire? Collega, bevi l'acqua. Non è soddisfatto per i seguenti motivi. C'è qualche altro motivo per il quale non è soddisfatto? Assolutamente soddisfatto, anzi mi aspettavo che almeno l'amministrazione, per chiudere la situazione, dice al primo bilancio utile prendiamo e andiamo a sistemare la strada, in modo tale che i cittadini possono passare lì tranquillamente senza il rischio di rovinare le macchine o con i motorini che i ragazzi cadono. Questo io mi aspettavo. No, tutta la papella, la lottizzazione, la tozza, che a me non mi interessava. Bastava dire che prendiamo l'impegno e andiamo a sistemare lì al più presto. E non ci sono. Ecco perché non sono soddisfatto. Grazie collega Bevilacqua. Passiamo alla prossima interrogazione, consigliere Petriolo, prego. Interrogazione consigliare. Una questione di voto.
oggetto interrogazione consigliare ai sensi del regolamento. Considerato che lo scorso anno presso la vasca comunale è stata installata la casa dell'acqua, considerato che il servizio è particolarmente utilizzato, era utilizzato dai nostri concittadini, i quali prelevavano sia acqua naturale che frizzante, considerato che da inizio mese gli erogatori, inizio mese mi riferisco al giorno in cui l'ho presentato, il 7-7 del 2014, quindi 6-7 mesi fa, in piena estate. Considerato che da inizio mese gli erogatori non forniscono più acqua frizzante e che le bombe del gas devono essere fornite dal nostro comune, così come è previsto dal contratto stipulato dall'ente comune con la ditta che espleta il servizio, visto che da circa un mese il costo dell'acqua naturale è aumentato da 0,2 centesimi a 0,3, cioè euro, quindi centesimi, da 2 centesimi a 3 centesimi di euro, cosa che non può essere effettuata unilateralmente dalla ditta. I sottoscritti, consiglieri comunali, interrogano il sindaco e l'assessore competente per capire le motivazioni dell'aumento del 50% del costo dell'acqua naturale e il perché il comune non ha sostituito le bombole per l'erogazione dell'acqua frizzante. Si chiede alla signoria vostra di dare risposta sia scritta che orale, consiglieri firmatari, tutta l'opposizione. Pregherei l'assessore di dare, diciamo, una risposta scritta, cioè una risposta orale, perché qui vedo due risposte diverse, quindi volevo capire qual è quella giusta, se sono entrambe giuste. Grazie. Grazie a lei. Collega Catriano, ce l'ha l'assessore la risposta oppure? No, io ce l'ho. Ah, no, non capivo perché ce n'erano due, perché. Io qui ne ho due note, tra l'altro, di protocollo diverse. O vi siete confusi o una doveva mandarla a qualche altro, non lo so. Allora, qui io protocollo 23-25 del 31-7 del 2014, risposta al consigliere Petriolo, primo firmatario, firmata assessore Pistone, poi ne ho un'altra, 23-28 del 31-7, firmata sempre dall'assessore Pistone, oggetto di interrogazione consigliare ai sensi del regolamento, e poi ne ho un'altra ancora, 23-27 sempre del 31-7, praticamente sono tre note diverse, sempre a firma dell'assessore Pistone. Ora o mi fa un riassunto per capire com'è la situazione reale, oppure io, ma al di là del numero, se la sostanza coincide, voglio dire. No, io voglio sentire intanto l'assessore Pistone sì, grazie presidente, poi magari contrabbatto, capisco che sono soddisfatto. No, non mi sovviene praticamente le... Se vuole gliele leggo io. No, io leggo la mia, se poi lei non si ritiene soddisfatto. Ma sono tre a firma sua, volevo capire... No, ma volevo capire se il contenuto era diverso. Certo che è diverso. Prego, è mio. Evitiamo la discussione a due, ora l'assessore risponde e poi vediamo. Prego, assessore risponde. Sì, grazie presidente. Prego, scusa. Allora, in riferimento all'interrogazione specificata in oggetto, si espone quanto segue. In data 24/4/2013 è stato stipulato il contratto in forma privata assunto al numero 475 di repertorio tra il Comune di Barrafranca e la SF Energia SRL, avente per oggetto la fornitura di acqua potabile depurata e dearsenificata in varie modalità. In data 29/5/2014, con nota 69/39 di protocollo, è stata trasmessa per raccomandata alla ditta SF Energia, preso atto dell'aumento attuato in modo unilaterale dalla stessa e in violazione all'articolo 8 lettera J del capitolato speciale d'appalto. La ditta di cui sopra è stata diffidata a ristabilire entro 5 giorni il prezzo dell'acqua agli importi pattuiti previa alla rescissione del contratto. Detta raccomandata è ritornata all'ente per ricorrenza del tempo di giacenza presso Poste Italiane. La stessa nota è stata reiterata in data 23/6/2014 per AR e la ditta in data 11/7/2014 ha ricevuto la nota, così come si evince dalla ricevuta di ritorno in possesso dell'ente. Dalla data dell'11/7/2014 nessuna comunicazione da parte della ditta è pervenuta a questo ente. A tal fine, questa amministrazione sta attivando tutte le procedure per addivenire nel rispetto dei termini contrattuali e non ultimo alla valutazione in merito alla rescissione del contratto per gravi inadempienze dei termini contrattuali. Questa era la risposta, consigliere Petriolo, quella che io mi ricordo, che descriveva lo stato di fatto alla data dell'interrogazione. In aggiunta a questo le posso
aggiornare sul fatto che dopo vari stimoli dati a SF Energia, l'altro giorno abbiamo avuto una riunione con il responsabile della SF Energia in cui lui ci ha manifestato tutta la situazione in merito sia all'analisi dell'acqua sia al prezzo, all'aumento unilaterale. E da quello che lui ci ha illustrato, in quanto c'era stato un ribasso rispetto al contratto fatto con il comune, lui all'inizio aveva attuato un prezzo minore di 0,50 centesimi, perfetto. Quindi, facendo un resoconto tra quanto lui effettivamente il mancato guadagno che aveva avuto e l'aumento che ha avuto, quindi il guadagno che ha avuto, diciamo che le somme andavano quasi in pareggio. Praticamente nella convenzione c'era 2,5 centesimi e non si poteva naturalmente fare perché non esiste il mezzo centesimo. E quindi è stato... Quindi 2,5 era naturale, sono state scese. Sindaco, le inviterei a far rispondere all'assessore quello, sindaco. Poi magari... Un po' formale. Prego, assessore. No. Cioè, è terribile. No, prego, sindaco. Quindi, facendo questo raffronto e accogliendo l'amministrazione le difficoltà che ha la SF Energia in quanto c'è stato un calo nel consumo, nel prelievo dell'acqua nella vasca, però riconoscendo la stessa SF Energia che aveva attuato un aumento in maniera unilaterale, si è divenuti all'accordo che praticamente la SF Energia provvederà a fare un ulteriore sconto in questo periodo per tutte le card che ci sono in circolazione ad ogni ricarica, ed è stata invitata in ogni caso a rivedere alla scadenza dei termini contrattuali il contratto. Una domanda, e così poi le dico se sono soddisfatto o meno, ma il contratto che ha sottoscritto la SF Energia, essendo aggiudicataria di un bando pubblico fatto al comune di Barra Franca, prevede la modifica unilaterale dell'acqua e l'aumento senza nessuna concertazione? No. Vabbè, no, posso... Prego. Posso replicare? Grazie. Io, assieme ad alcuni colleghi, consiglieri comunali e a qualche assessore della giunta precedente, abbiamo lavorato per far nascere la casa dell'acqua. È stato, diciamo, non dico un sogno perché si tratta di una cosa, diciamo, per alcuni forse irrisorio, però pensavamo che fosse utile e necessario rendere questo servizio alla cittadinanza per due ordini di motivi. Uno, il risparmio in termini economici per le famiglie del consumo di acqua potabile. Due, aveva una ed ha secondo me una valenza ambientale importante, perché con un utilizzo efficiente della casa dell'acqua i cittadini diminuiscono l'utilizzo di acqua minerale e quindi diminuisce anche il consumo della famosa plastica, che è un grosso problema per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che non viene differenziata e quindi viene ammassato nelle normali discariche, creando un danno al nostro ecosistema, al nostro ambiente. Pertanto l'assessore allora Michel Bernuso propose alla giunta comunale di approvare questo atto di indirizzo nei confronti del capo dell'ufficio tecnico per indire un bando per l'assegnazione, per la creazione della casa dell'acqua. Vi ho fatto poco fa la domanda per capire se l'azienda aggiudicataria, la SF Energia SRL, potesse modificare unilateralmente il contratto, e lei mi ha risposto no. Quindi a questo punto la SF Energia non ha rispettato i termini contrattuali. Io ora non voglio che il comune vada verso la risoluzione del contratto, perché così potrebbe essere, essendo che una parte non ha rispettato assolutamente il contratto, ma allo stesso tempo l'amministrazione comunale, non capisco per quale motivo, non ha vigilato su questo aumento del prezzo, che non è di chissà quale somma, però sulle famiglie col passare del tempo grava sicuramente un centesimo, due centesimi, poi magari domani mattina la SF Energia si alza e lo aumenta a 10 centesimi e voi accogliete unilateralmente l'aumento dell'acqua senza nessun tipo di problema. In più avete lasciato per più di un mese, cosa che non era mai successa,
la casa dell'acqua senza le bombole dell'acqua, le bombole del gas per l'erogazione dell'acqua frizzante. E necessariamente, stando ai dati dei consumi che abbiamo depositati o che dovremmo avere depositati all'ufficio tecnico, il consumo cala perché c'era un aumento continuo di utilizzo di acqua frizzante, quindi mancando le bombole dell'acqua gassata in piena estate, perché di questo si tratta, è chiaro che la casa dell'acqua viene maggiormente utilizzata nel periodo estivo, quindi è normale che se l'amministrazione comunale, che ha l'unico onere di massimo 500 euro all'anno di fornire questa benedetta casa dell'acqua di bombo del gas, non le compra, è chiaro che l'azienda non è più incentivata ad andare. No, non può rispondere nel stesso momento. Non rispondo, non ti preoccupare, può dire fesserio. No, io non sto dicendo fesserio, lo so che lei infastidisce la cosa perché la sto mettendo in fronte. Deve dire la verità, di fronte a fatti reali, non sto mettendo. Presidente. Prego, prego, continuo, signor Sindaco. No, per regolamento può parlare quanto vuole. Come non elastico? Può parlare quando vuole. Poi sulle analisi, la SF Energia le fornisce bimestralmente per la tutela dei nostri cittadini, oppure vengono fatti semestralmente, come ha detto ieri il sindaco, oppure annualmente? Io su queste cose, secondo me, il comune non deve essere transigente per nulla e far rispettare il più possibile il regolamento, cioè l'appalto, il contratto che è stato stipulato tra la SF Energia e il nostro comune, perché se così non fosse non staremmo rispettando quello che è stato previsto dalla legge. Pertanto io mi reputo poco soddisfatto della risposta dell'assessore Pistone. Grazie. E collega Vetriolo? Passiamo alla prossima interrogazione del collega Patti. No, c'è il consigliere Paternò, chiede il numero legale. Abbiamo superato. Per rispetto. Non l'abbiamo superato ancora. Non l'abbiamo superato. Ancora sono 20 minuti. Intanto ti do il numero legale. Per rispetto degli assenti. Passiamo alla verifica del numero legale da parte del consigliere Paternò. I grandi cittadini, i grandi consiglieri. Che... Rispetto agli assenti, presenti non si rispetta. Il responsabile della Camera. Comune Salvatore, assente. Zuccala Calogero, presente. Nemmeno la radio domani. Ferrigno Fabrizio, assente. Però senza nulla. Lo Monaco, presente. Sono Luana, ma aspetta. Scusate, Scusate. Posso continuare? La Pusata, assente. Di Dio Giovanni, presente. Cumia Libori, assente. Vetriolo, presente. Spataro, presente. Ferrigno Giuseppe, assente. Puzzo 55, presente. Ferrigno Angelo, assente. Puzzo 58, presente. Bevilacqua, presente. Faraggio Alessandro, assente. Patti Giovanni, presente. Siciliano, assente. Nicolosi, assente. Salvaggio, assente. Paternò, presente. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenti. Quindi in mancanza del numero legale, ricordando che sono passati 45 minuti del punto sulle interrogazioni, la seduta è aggiornata alle ore 22:35. Sì. Invito i colleghi consiglieri a prendere posto in aula. Tognato, cosa dite? Beh, tognato già. Colleghi, prendiamo posto. Prego, dottoressa. Cumia Salvatore, assente. Zuccala Calogero, assente. Ferrigno Fabrizio, assente. Lo Monaco Giuseppe, presente. La Pusata, assente. Di Dio, presente. Cumia Libori, assente. Vetriolo, presente. Spataro,
assente, Ferrigno Giuseppe presente, Puzzo Salvatore 55 assente, Ferrigno Angelo assente, Puzzo Salvatore 58 presente, Bevilacqua presente, Faracci assente, Patti Giovanni presente, Siciliano Angelo assente, Nicolosi assente, Salvaggio assente, Paternò assente, 2, 4, 5, 6, 7 presenti. Va bene, non essendoci il numero legale, la saluta è aggiornata domani sera alle ore 20.